Ciao Asia, allora qual è la sensazione di, per un'italiana di competere qua a Roma? L'anno scorso è stata la prima volta che c'è stato un evento così importante in Italia e sinceramente è una gara che porterò per me per sempre nel cuore, perché è stata la gara che mi ha fatto qualificare per le Olimpiadi e in più proprio perché è stata la prima gara così importante qua in Italia, anche tutto il pubblico, tutti i ragazzi lo sentivo veramente tanto questo evento, è stato veramente bellissimo, c'era un'atmosfera veramente fantastica. Ed essere arrivata alle Olimpiadi l'unica italiana a rappresentare lo skateboard alle Olimpiadi, che effetto ha fatto? Beh, è stato veramente fantastico, soprattutto l'emozione di quando mi hanno detto che ce l'avevo fatta è indescrivibile. Poi io quando sono stata a Tokyo ho cercato di godermelo il più possibile, di divertirmi, e è stato bellissimo perché ho potuto condividere questa esperienza con delle ragazze che alla fine conosco da quando sono piccola, e è stato veramente bellissimo. La federazione sta facendo tanti investimenti nello skateboard in Italia, si stanno vedendo i risultati anche attraverso i tuoi risultati sulla pista. Sicuramente grazie a tutti gli investimenti che hanno fatto hanno avuto i loro frutti, perché alla fine per essere la prima volta che lo skater alle Olimpiadi l'Italia ha portato 3 atleti, 2 nel park, 2 ragazzi nel park e poi vabbè io nello street, e quindi sicuramente stanno servendo a qualcosa, ci stanno aiutando molto a crescere e se siamo qua è grazie a loro. Ora sei reduce da un infortunio, ti giocherai comunque le tue carte qua, che sensazione hai? Il mio obiettivo da quando mi sono operata 6 mesi fa era quello di riuscire a fare questo evento. Poi sinceramente non mi importa tanto del risultato, ma già solo il fatto proprio di essere qua è veramente una soddisfazione enorme, perché quando uno si fa male, una persona esterna non si rende conto di quanto sia complicato rimettersi in sesto, tutta la fatica, i sacrifici, soprattutto la parte mentale. E è veramente tosta e è bello essere tornato un po' alla normalità, diciamo. Faccio l'ultima, in ottica Parigi, quanto ci credi e quanto l'Italia ha possibilità di arrivare a medaglia, secondo te? A medaglia è difficile, perché comunque sì, abbiamo ancora tanta strada da fare rispetto a molti altri competitor. Allora, l'Italia sicuramente arrivare a medaglia è molto difficile, perché in altri paesi sono ancora molto ma molto più avanti, perché avevano già delle strutture pazzesche già da tantissimi anni, quindi il livello era molto ma molto più alto. Però sicuramente noi ci impegniamo al massimo, e poi anche per Parigi io cercherò di dare sempre il meglio di me stessa. Poi io quando mi pongo un obiettivo faccio veramente di tutto per arrivarci e do il 100% di me stessa, e se ce l'ho fatta a Tokyo cercherò di farcela anche per Parigi. Grazie mille Asia. Grazie a voi.